Ecco, questo oggi è la mafia. E lui fa così tanti soldi che ormai non li conta più. Cioè, li pesa. Questo signore, che si chiama Matteo Messina Denaro, è ricercato dal 1993 e ho raccontato come lui negli anni 80 e 90 era un sanguinario, un violento, uno che faceva le stragi, che uccideva bambini, donne incinte, e oggi è diventato un affarista, come diceva Riina, come lo definiva Riina in carcere, un imprenditore invisibile. Raccontare oggi questo personaggio, che è la fotografia oggi della mafia di Cosa Nostra, oggi nel 2020, è importante perché lui è un imprenditore che con i suoi prestanome ha in mano decine di aziende, riceve finanziamenti pubblici e lui fa così tanti soldi che ormai non li conta più. Cioè, li pesa. Sono così tanti che ormai va a peso. Io inizio questo libro facendolo parlare perché ho scoperto un verbale, l'unico verbale che è stato mai fatto nella sua carriera criminale, in cui lui si racconta, racconta di sé, racconta della sua famiglia e si racconta come un contadino, un ragazzo che gioca, dove lavora, dà dei messaggi. E per farvi capire come lui si descrive e come poi è diventato. Poi fai conto che uno così, che è stato cresciuto sulle ginocchia di Salvatore Riina, che per giocare gli hanno regalato un Kalashnikov e sparava a chiunque gli andava contro, e tanti altri fatti violenti di questo uomo che ha fatto perché doveva dare un segnale a Riina, che era quello che lo portava avanti. E poi come si è trasformato dopo le stragi, autore delle stragi, Capaci, Via D'Amelio, Roma, Milano, Firenze, eccetera, si trasforma, diventa invisibile. E nonostante tutte queste cose, lui non è mai stato un giorno in galera. E noi non conosciamo il suo timbro di voce, non conosciamo il suo vero volto, oggi non sappiamo com'è. Non abbiamo le impronte digitali, cioè non abbiamo nulla di concreto di questo uomo. Però sappiamo, e abbiamo le prove, che lui continua comunque a governare in maniera illecita zone dell'economia, di una grossa fetta dell'economia, non solo siciliana, ma anche italiana. Matteo Messina Denaro si è sempre distinto per il fatto che lui all'inizio è passato come Robin Hood. Cioè, togli ai ricchi e dai ai poveri. Ma non è così. Cioè, lui con i soldi ha fatto un welfare mafioso fra Trapani, Agrigento, in quei territori lì, dove lo Stato non è arrivato, dove non arrivava. Lui dava posti di lavoro dalle sue attività illecite che riciclavano denaro, davano posti di lavoro a persone che magari non erano così messe in regola, ma gli dava un tozzo di pane. Tutto questo ha avuto una propaganda mafiosa che ha portato a proteggere Matteo Messina Denaro. Nessuno lo tradisce. Nonostante le centinaia di arresti che ci sono stati, chiunque può aver avuto un contatto, una lettera, un pizzino da Messina Denaro è stato arrestato, ma nessuno lo ha mai tradito, nemmeno i suoi prestanome che sono stati arrestati. Poi è protetto da alcuni politici che lui ha messo in campo, è stato protetto da uomini dello Stato corrotti che sono stati arrestati e processati, è stato protetto da persone che poi si sono scoperte essere iscritti anche alla massoneria, e a Trapani è la cupola della massoneria. Ci sono tante logge non regolari, ma irregolari, di cui si è occupata tanto anche la commissione antimafia. È una zona veramente d'ombra. Cosa Nostra, in confronto alle altre organizzazioni criminali come la 'Ndrangheta o la Camorra, ha sempre anticipato la loro strategia, loro hanno seguito. Quando Cosa Nostra faceva i grandi traffici internazionali di eroina, di droga, dalla Sicilia esportava a New York l'eroina, gli altri ancora non c'erano in questi mercati. Poi hanno lasciato questo mercato della droga, si sono buttati in borsa, si sono buttati nella politica, sono diventati politici e
e hanno incominciato a mettere il doppio petto, la camicia, hanno iniziato a frequentare i mercati finanziari. Cosa Nostra ha sempre anticipato delle mosse strategiche di invisibilità. Oggi Cosa Nostra è invisibile, però comunque sta con le mani nelle attività delle pubbliche amministrazioni, sta nelle cose che possono portare soldi. Oggi, grazie anche ai colpi che ha avuto inferto dalla magistratura, centinaia di persone arrestate, capi mafia e latitanti finiti in galera. E chi rimane ancora in piedi? Un uomo ricercato dal 93 che ha collegamenti con l'Andrangheta, è rispettato dai narcotrafficanti internazionali, pensa ai propri affari e inquina tutto il resto. Spazza via chi invece è l'imprenditore che paga le tasse, il commerciante che si piega a tutto il resto, le regole, eccetera. Arriva lui con il suo carico economico di soldi che arrivano di provenienza illecita e fa concorrenza spietata.